Lucrezia Borgia è la figura della più sciagurata delle donne nella storia moderna. È forse tale perché fu insieme la più colpevole? Ovvero le tocca soltanto portare il peso dell'esacrazione che il mondo per errore le ha inflitto? Perché il mondo, in verità, si diletta dello spettacolo di virtù e di colpe in persone tipiche, appartengano esse al mito o alla storia? Quelle domande aspettano ancora una risposta. I Borgia stimoleranno per lungo tempo lo storico o lo psicologo alla ricerca. Un amico di molto ingegno mi domandava un giorno come accadesse che tutto quanto si riferisce ad Alessandro VI e a Cesare e a Lucrezia Borgia e ogni fatto della vita loro e ogni lettera nuovamente scoperta dell'uno o dell'altro di essi ecciti la curiosità nostra più vivamente che non facciano simili cose rispetto ad altri individui, storicamente anche più importanti. Io non conosco spiegazione migliore di questa. La Chiesa di Cristo è per i Borgia il loro fondo stabile. Su questo sorgono e crescono. Su questo si mantengono. E l'acuta opposizione della natura loro, col concetto del santo, gli impronta di un carattere demoniaco. I Borgia sono la satira di una forma o di un concetto grande del mondo ecclesiastico che essi abbattono o negano. Le basi sulle quali si elevano le loro figure spiccano in alto e i visi loro sono pur sempre tocchi dalla luce dell'ideale cristiano. Mediante questa noi li vediamo e riconosciamo. L'impressione morale delle azioni loro a noi non giunge che attraverso quel mezzo, tutto penetrato di concetti religiosi. Senza ciò, i Borgia, posti in loco profano, scenderebbero a livello di molti altri uomini della stessa tempra e presto finirebbero per essere non più che singoli nomi di una grande classe.